Buongiorno. Buongiorno amici, benvenuti in questa nuova puntata di La vita secondo Nelson. No, è lo Sleepover Club. È morto, secondo me. No. Buongiorno, Cesare. Ti piace il burro da re? Sì. A me no. Buon appetito, ragazzi. Se ieri sembravi americano con la cuffia e ti guardava male tutti, oggi penso che la scamperei ancora peggio. Campia. Buongiorno. Ciao a tutti. Oggi Luis non si mette la cuffia. È meno imbarazzante così. Viva la Francia. Enfant de la patrie. Ragazzi, sono pronto da un'ora, usciamo. È vero, punto 1. Punto 2, dobbiamo ancora finire di vedere tutti i video di Tudor. Dai ragazzi, viviamo questa davvero Polonia. È vero, dobbiamo alzarci. Sì. Ma in montaggio adesso faccio... Non ce l'ho più, cazzo. Sei veramente uscito oggi. Ragazzi, tutti da Starbucks! No, ma cosa urli? C'è tutta la gente ancora che... Non mi piace urlare! Violent content in my video. Content? Caselli e Zeb. Allora, la mia missione di oggi è quella di fare in modo che il video di Nelson non venga monetizzato. Quindi inquadra qua sotto, pantaloni lunghi e calzini corti. Cosa c'è di più osceno di questo? Dopo tantissime ore finalmente stiamo uscendo dallo stereo. Lui. La mia tecnica è quella di essere il più lento di tutti. Però mentre gli altri si distraggono mi preparo velocissimamente, mi alzo e dico: chi stiamo aspettando? Lui. Dai, non è vero. È super tardi. Ah, Polonia, Cracovia. Ah, però non ho bevuto il caffè, sono un po' rimbambito perché c'è soltanto quello sul vino Stello e adesso cercherò di convincere i ragazzi ad andare a Starbucks per bere un caffettone americano. Non diteglielo però. Senza dirlo agli altri dobbiamo convincerli ad andare da Starbucks. Ok. Ma mi hanno già ceduto, mi sa. Ah sì? Centro commerciale, evviva! Ieri abbiamo visto un mini KFC, oggi vediamo un mini Starbucks nel centro commerciale. A Colonia mi piace fare le cose piccole e poco ingombranti. Sono delle troie lì che mi guardano strano. Dove? Quelle da Starbucks. Caffettone, maffinone. Starter pack per una giornata magnifica. Ma lo starter pack della giornata magnifica sono i tuoi amici. Ma vaffanculo. The time of my life, and I am it's good. And I only like to do more. Siamo ancora qui ed è mezzogiorno. Sì, davvero, siamo seduti qua da secoli. Il tempo scorre e noi non scorriamo insieme a lui. Passano le ore. C'è Cesare che è in piedi per metterci fretta, ma non sta funzionando. Finalmente stiamo andando. Riverenzio a tutta la valle spaziale. No, no, morsino, dai. Erano tre pezzi, erano. Da solo pastelche. Signora, lei ha mai sentito parlare dello Svogo? Vale, proprio lì dovete. Non sta bevendo un detersivo, ti ha schiamato. Ci stiamo completamente affidando alle cure di Human Safari che ci sta portando in giro per la città e adesso stiamo andando a vedere la cattedrale di Cracovia, che dovrebbe essere di fianco anche al fiume che passa qui nella città. Ieri non ci ha fatto vedere cose troppo belle, speriamo che oggi lo siano, perché altrimenti tutta la credibilità, tutta la fiducia che ho nella sua disciplina, nell'arte dei viaggi, va a farsi fregare. Stavo camminando dritto, mi sono girato e sono entrati tutti dentro questo palazzo che penso sia la cattedrale che siamo venuti a vedere. Quindi entro anch'io. Carina, assolutamente irresponsabilmente noi siamo entrati qui dentro durante la messa, non ce ne siamo accorti. E vabbè. Sono
un po' inquietato sinceramente da questo zaino abbandonato davanti alla chiesa. Ho paura, questo è il potere del terrorismo, terrorizzare le persone. Voi non siete terrorizzati? Io resto dallo zaino? Quelle 5 fighe che sono appena passate. Era la cattedrale questa? Questa cattedrale. Stavamo andando alla cattedrale, io ero un po' avanti, sono entrati dentro questa cosa che a quanto pare non è la cattedrale ma una chiesa normale. Ho fatto uno più uno con la mente, ho fatto una congiuntura astrale, ho pensato fosse la cattedrale. Invece non lo è. Scusate per le false informazioni che ho dato poc'anzi. Diciamo che mi sono fidato della mia cognizione e delle altre persone e ho sbagliato a fare entrambe le cose. Spero mi possiate un giorno, magari non subito dopo aver elaborato la cosa, perdonare. Beh, speravo fosse bianco. Sì, sì. Probabilmente lunedì, martedì e mercoledì potrei essere impegnato, non lo so ancora. Volevo parlare di questo gelato, ma tutte le riprese che avete visto ora sono in silenzio perché ero al telefono. E vabbè, siamo sotto. Sono confuso. Siamo arrivati. Mi piace, spero di sì. Bello. Bravo Tarzan. Sono morbidi. Non toccarmi i capelli. Ma sono morbidi. Saliamo. C'è Garibaldi, hai visto? Cosa stai dicendo? Garibaldi. Ah, quello è Garibaldi. Saliamo che è un po' dolce. Hai detto veramente? No. Dacci qualche nozione, Nick, su questo luogo. Non ho ancora guardato Wikipedia. Luis Sal E. Disiscrivetevi da patria. È giusto. Se un giorno tutto questo sarà tuo. A fare i cretini abbiamo perso gli altri. Non stavamo facendo i cretini. Stavamo facendo l'intrattenimento. Forme d'arte, perché questo canale è arte. Sì, comunque mi si continua a bloccare la videocamera e mi sa che dovrò cambiarla perché sta avendo un sacco di problemi in questo periodo. E non me lo spiego. La tratto benissimo. C'è il Papa. Mi sta guardando come per dirmi capitano ovvio. Ti piace Nick? Sì, bello ma non incredibile. Cioè non è una roba che dici madonna. Cioè è spettacolo. È bello, è molto bello visivamente. Forse dentro è pazzesco. Andiamo a vedere dentro. È a pagamento. Cerchiamo su Google immagini. Sono uno di quelli che vuole la cultura libera e gratis. Pago le tasse. Ma non le paghi in Polonia. Sai che cosa potrebbe esserci dentro questo posto? Le mie origini. Ma non è vero, zio, non sei polacco. Ma poi perché è proprio polacco? Vincenzo non è polacco. Mi hanno sempre detto così, alle medie avevo una professoressa suora che diceva che ero polacco. I miei compagni di classe l'hanno convinta che ero polacco e lei per 3 anni ha cercato di convincermi che io fossi polacco e di ammetterle e di non vergognarmene. Sono mancato gli altri capelli, invece... Hey! Stanno telefonando di nuovo. Siamo proprio dei businessman. Pronto? Cevacic. Siamo alla ricerca delle mie origini. Siamo all'ingresso. Oro! Abbiamo ritrovato gli altri. Stavano vagando per questo luogo fatato. Tranne Luis. Luis stava vivendo la vita così come arriva. Sto posto comunque è fatto tutto completamente a caso. Non ha un senso logico. I materiali sono a caso. Le altezze sono a caso. Non si capisce niente. Però è affascinante. A me devo dire che piace che sia fatto a caso. Anche a me piace. Vieni, dillo. Dillo cosa abbiamo scoperto. Dillo, dai, abbi il coraggio. Ho scoperto informandomi. Su Wikipedia. Comunque... No, su Google. Immagini. Su Google, schermata. Allora. Questa. Dai, dillo, dai, diglielo. Questa è la cattedrale del Wawel. E la dicitura completa è Cattedrale Basilica di Stanislao e Venceslao. Ragazzi, sono polacco. È successo davvero. Avevate ragione voi. Scusate se non vi ho creduto. Guardate, sono io. Siamo arrivati al Dragon's Den. C'è il fiume. Vemo. È una barcona quella. Questo sembra davvero il quartiere magico di World of Warcraft comunque. Ciao posto particolare, noi ce ne andiamo. Zio, è tutto a pagamento, cioè, che palle. C'è un polacco che ci ha fermati e ci conosce, ci guarda su YouTube. Entrò nel video. Cosa sai dire in polacco? Cosa dire in polacco? Polacco so dire... Ja perdole. Sai che cosa c'è dentro questa chiesa? Le mie origini. Sai perché? Perché è sono polacco. La basilica di Stanislao e Venceslao. Si fa male. E invece noi è super agile. È bellissimo girare con lui, andare in vacanza con lui. È tutto sempre una sorpresa. Bellissimo. Pappa! Questi a detta di internet e di Giulia sono i migliori pierogi che ci state consigliando da giorni di Cracovia. Ci state consigliando i pierogi voi. E questo è il posto migliore. Se non sono buoni. Five.
Così siete contenti che li assaggiamo? Non ci sono solo birre oggi. C'è una tipica signora polacca dietro Cesare che mi mette un sacco di tristezza. Ma poi vai, non ti sente? Cioè, non ti capisce, puoi dirlo. Perché non so, è triste proprio. Che bisbiglie. Tu mezza, ok? Madonna, ok. Thank you. Ne arriva un altro così perché abbiamo ordinato, per provarli, 60 piroci. Abbiamo ordinato due. Ma non mi, non mi copiare. 60 piroci arrivati. Buon appetito, ragazzi. Grazie. La cosa divertente è che ognuno di questi ravioloni qua è un gusto diverso, perché abbiamo preso il mix, quindi arrivano tutti i gusti. Ed è sempre una sorpresa, perché fuori sono tutti uguali. Quindi tu mangi e scopri solo dopo che cosa stai mangiando, se c'è qualcosa a cui sei allergico dentro e che ti potrebbe uccidere. Sì, effettivamente non è che ti chiedono allergeni, problemi, no. Oh, va bene. Tutti quelli che ho beccato finora sono stra buoni. No, mi piace un sacco. Sono davvero un euforico. Tipo, questo dentro c'ha pollo e spinaci. Questo tipo, no. In essere buoni. Ciao, piroggi. Oh. Ho ancora fame. Ci siamo mangiati 10 piroggi a testa, più acqua, eccetera, eccetera, per 4 euro a testa. Quanti 4 euro, Abbiamo speso poco. Fighissimo sto negozio. Ma che figata sono ste camicie. Ma che figata sono ste giacche. Ma che figata sono ste scarpe. Mo mi compro questa. Davvero? Sì. La prendi? Quanto costa? 49 i. E 49 la felpa sono 10 euro. Fierissimo. Ottimo accetto. Grazie. Ho speso un sacco. Che bella esperienza che è stata. Dai, ti leggo tutte le cose. Pizza Giuseppe. Sì, fasoli. Un po' di pizzi. E ci vuole un po' di oregano. Mi sono appena comprato questa lattina di energy drink black con le scritte in giapponese o cinese, con scritto The Way of the Warrior e Samurai. E non vedo l'ora di assaggiare. Non ho le unghie. Apro io. Sta buono. L'odore non rispecchia il assaggio. Mango. Non gli avrei dato un euro, eppure è buona, quindi mai diffidare dall'abito del Monaco. Deb. Sta succedendo cose strane, sempre più strane. Stiamo lavorando. È arte. E appena c'è un bel tramonto tutti tirano fuori la videocamera. Anch'io. Banalissimi. Guardate che bel tramonto che c'è però. Bellissimo. Questo è un gioco che abbiamo già fatto la prima volta con Gianji in Romania e poi con lei ad Amsterdam. Praticamente Giulia è completamente bendata. Adesso deve arrivare sana e salva in ostello. Noi la dobbiamo accompagnare dicendole gli ostacoli, le direzioni da prendere. Siete pronti, raga? La stiamo lentamente abbandonando sempre di più da sola. Magica la piazza con le bolle, questo cielo, questo tramonto roseo. Giulia, ti stai divertendo? Sì, tantissimo. Ho paura di morire. Mi manca Bologna questi, ma sono molto meno pro. Sì, mi avete già chiamato 3 giorni fa, ho già chiesto di non essere più chiamato. Grazie, ciao. La suora sta facendo il level up. E chi voglia andare su un Segway? Oh, cade. Oh. Wow, le bolle. E vabbè, abbandonata. Guardate che cosa abbiamo trovato. Häagen-Dazs, voglio quello, noci macadamia e animuma. Sei proprio un gran fan comunque. Tu dici, ma sai tutto di me. Io guardo tutti i tuoi video. E non contenti del grasso accumulato in questi giorni, mangiamo tipico stasera. Pollo. Mi sono preso un cestino di pollo soltanto per me, per due persone in teoria. Infatti mi hanno dato 2 bicchieri di bibita, 2 cose di patatine. Perché ma ci mangio solo io. E guardate, Luis sta montando un video. Però non è uno spoiler, perché mi sa che esce prima quello del mio. Porca paletta. Venite a vedere la cena dell'ostello. È una cosa incredibile. I polpettoni, le cosce di pollo. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, c'è una teglia piena di cibo. E noi da KFC. Andiamo. Noi siamo andati a mangiare, a pagare, che ce l'avevamo qua gratis e sembra strabuono. Io il polpettone me lo sparo. No, lo sai che mi sa. No, io magari prima. Super editing video pre-nanna. Non vedevo l'ora. Non è che ne abbia troppa voglia di montare video in questi giorni così tardi la sera. Però ci sta. Quindi super editing video pre-nanna. Lasciate un mi piace.